Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Io mi sono appena alzata, come potete ben vedere, sono le 7:50 di sabato, ho già fatto colazione, vi faccio vedere una tavola apparecchiata per la colazione, bellissima. Ho mangiato 3 fette biscottate con la marmellata. Allora, oggi è il matrimonio, c'è cioè il matrimonio della mia collega, però ci sarà sulle 15:30-16. Mamma mia, ho dei capelli, ragazzi. E quindi niente, andiamo con un po' più di calma, la spesa l'andremo a fare domani. Adesso inizierò a pulire e poi mi dedicherò a me. Allora, il pedicure l'ho già fatto ieri, devo farmi la tinta, perché sapete io che non la faccio quasi mai, però avendo un colore orribile vado a farmi la tinta e basta. Non sono andata dalla parrucchiera perché penso di farmi la codina, adesso vedo come vengono e dopodiché ci andrò dopo perché, come vi ho detto già in un altro video, ho sempre paura quando vado dal parrucchiere che me li tagli troppo e dopo non so come gestirli. Invece così mi faccio la codina e sono a posto. Allora ragazze, ieri prima di andare al lavoro sono passata da Tigotà e volevo farvi vedere due cose che io non avevo mai visto e le ho acquistate, c'erano di due profumazioni, le ho prese tutte e due. Adesso vi faccio vedere. Intanto ho preso questo detersivo liquido perché il mio, ne ho rimasto solo uno che ho già messo in funzione e non ne avevo più. Ed è da un pezzo che andavo ogni volta da Tigotà e vedevo questi detersivi liquidi, c'era sia verde che azzurro. Detersivo è questo qui, Home Circus, al fresco pulito, qualità e risparmio, 3,50 euro, l'ho voluto prendere ed è 54 lavaggi. Ero sempre incuriosita, poi non lo prendevo mai. Poi vi faccio vedere, stoppo un attimo e tiro su, le cose che ho preso. Eccomi qua ragazzi, allora prima di tutto sempre della Home Circus ho preso questo che è diciamo quel detergente da inserire nel WC, io li avevo terminati, l'ho trovato a 99 centesimi, poi ho trovato questi due cattura colore, non li avevo mai visti, della Five, della Super Five, e sono, a parte uno che è mezzo aperto. Allora, il primo è questo qui, è un cattura colore con all'interno delle piccole particelle profumate, sentite, che sono inserite all'interno di ogni foglietto. Quindi sono curiosissima di provarlo. E quindi l'ho preso questo qui che ha il profumo. Non c'è scritto, comunque uno è nella confezione rosa e l'altro nella confezione verde. Li ho trovati in offerta da Tigotà, 3,49 euro, ce ne sono all'interno 8, costano abbastanza, però magari uno si risparmia l'ammorbidente. Io andrò ad utilizzarlo senza l'ammorbidente, così vediamo un po' se sono profumati. Mamma mia, sono stanchissima. Sono stanchissima, qui devo ancora finire di far tutto. Mio marito ieri ha preso l'acqua e l'ha lasciata lì. Io sono ancora in pigiama. Sì, uso questo pseudo pigiama. Adesso tiro sulla tapparella della sala, così inizio a far prendere aria anche alla sala. C'è un casino, ragazze, un casino. Allora, scarpe di mio marito, acqua. Lì mio marito ieri si è visto Netflix, io invece ho guardato Il Grande Fratello, quindi c'è tutto da mettere a posto. La cucina non vi dico, il bagno non vi dico. Vabbè, comunque, adesso io mi metto all'opera, piano piano, perché mio marito dorme ancora, mia figlia dorme ancora. E quindi piano piano, mamma mia, già che sono un mostro, sono già andata, ops, a cambiare la lettiera del gatto. Adesso vado a inserirgli i sassolini, vero Ken? Amore. Ciao Ciccio. Miau. Miau miau. È un po' sociale.
niente, mi metto a fare qualcosa. Magari dopo facciamo i preparativi insieme, tinta, vediamo come viene. E soprattutto vi faccio vedere anche come sono vestita. Speriamo bene, perché si ha sempre il terrore di non esserne all'altezza. Comunque io ancora fuori i panni che ho steso ieri prima di andare al lavoro, e dopo bisogna che li ritiro, sono lì. Però è il bello che andiamo con calma, comunque ci vuole ogni tanto fare le cose con calma, perché altrimenti correre non si può. Anche qui casotto, vabbè, comunque è casino, la casa è pulita perché, ripeto, io la pulisco tutti i giorni. E niente ragazzi, adesso inizio a sistemare tutto e noi ci vediamo durante la giornata. Tutta la cucina e ho anche terminato questo prodotto qui della Citrosil. Mi sono trovata benissimo, veramente bene. È un disinfettante, ha un ottimo profumo ed è un presidio medico chirurgico, come potete vedere. E adesso l'ho terminato, vado ad utilizzare, diciamo, per le prossime pulizie, questo qui che ho preso alla Lidl quando eravamo in quarantena, un disinfettante. Quindi andrò a terminare questo, dopodiché ho già in scorta quello della Winnie, mi sembra, che è uno dei miei preferiti, sicuramente non lo lascerò più. Comunque adesso questo qui lo vado a buttare e andrò ad utilizzare questo della Lidl. Allora ragazze, dopo devo fare la lavatrice dei chiari, dunque ho terminato quello dell'omino bianco e sono andata l'altro giorno a fare la spesa e non l'ho trovato, porca paletta. E alla fine ho preso questo qui della Vanish, sicuramente lo conoscete tutti, che era in offerta. A me sembra di averlo già utilizzato anni e anni e anni fa, però mi trovo molto bene con quello dell'omino bianco perché è liquido. E comunque adesso ho preso questo e utilizzerò questo qui nella lavatrice dei chiari e vediamo un po' come va. I miei dormono ancora, anche loro. Allora, adesso io la cucina l'ho pulita tutta. Molte mi chiedono come faccio a pulire le ante bianche. Io ragazze le lavo solamente con la spugna e l'acqua bollente, anche perché io non faccio fritti, diciamo un'alimentazione molto elaborata, quindi non fumiamo, quindi diciamo che non c'è dell'unto nelle ante, quindi io l'ho sempre pulita, sono già 4 anni e mezzo, con una spugna e l'acqua calda, perché ho paura appunto che mi si rovini e che diventino gialli. Infatti sono spettacolari, sono bianchi, infatti le persone che vengono qui mi dicono: ma come fai, perché a far sì che sia sempre così bianca? Appunto perché io cerco di utilizzare il meno possibile i detergenti, perché sappiamo che per quanto sia sono abbastanza forti. Continuo questa zona qui di pulizie sperando che qualcuno si alzi. Qui pulisco solo io, va bene. Allora ragazze, vi sono appena cambiata, scusate se rido, ma c'è mio marito che fa lo sciocco, per non dire un'altra parola, e il mio cane. Allora, mi sono cambiata perché ho portato fuori Tommino, però prima di andare a fare la tinta volevo... Cioè, o si fa le zampette o beve. Volevo farvi vedere la combo che vado ad utilizzare adesso. Allora, provo questo qui della Home Circus. È molto denso, cosa che... ho fatto cadere per terra. Cosa che sapete che io adoro nei detersivi. E in più vado ad utilizzare uno di questi foglietti. Adesso ve li faccio vedere senza l'ammorbidente, perché sono proprio curiosa. Vedete com'è fatto? All'interno queste perle. Questo è il fogliettino che diciamo raccoglie il colore e questo è il profumo. Allora, io lo vado ad inserire insieme ai panni, siccome ho i panni chiari, tranne lui, anche se è chiaro, però non lo vado a lavare. Vero amore? Magari eventualmente facciamo un bagnetto domani, ok?
Allora, quindi sono andata ad inserire il foglietto, poi vado ad inserire anche la mia pallina. Sapete che io utilizzo sempre questa pallina. Faccio fare un ciclo di un'oretta, perché comunque i panni, sapete che noi, come tutti quanti, ce li andiamo a sostituire tutti i giorni, quindi non è che sono sporchi. E niente, faccio andare il lavaggio. No, è andato in tilt. Fatto. Ok, fatto. Qui c'è Tommy, sempre in prima linea, vero Tommy? Ok? Perfetto. Andiamo a farci la tinta? Tu no, però, ok? Allora, ragazzi, sono finalmente nel bagno. La tinta che andrò ad utilizzare è questa dell'azienda Palette. Ho preso il castano scuro. L'ho già utilizzato altre volte, sinceramente io prendo quella che trovo in offerta, non è che ne ho una, anche perché vi ripeto, io le faccio raramente, però oggi comunque ho proprio bisogno. C'è tutto il kit all'interno, quindi c'è questo qui dove dovrò andare ad inserirmi il colore. Poi c'è il loro balsamo, questo qui. E poi ci sono i classici guanti, diciamo che è tutto completo. Poi attorno andrò ad utilizzare questo asciugamano vecchio, io tengo proprio per fare la tinta. Andrò a mettermelo, ops, tutto qui attorno. Ho tolto i braccialetti della Kidult, diciamo dalla mano destra perché io utilizzo questa mano qui. Niente, allora preparo il tutto e facciamo la tinta insieme. Allora ragazze, sembro matta, attorno, anche qui dalle orecchie, anche sotto, sono andata a metterci un po' di la classica Nivea che io tengo proprio per quando ogni tanto faccio le tinte, perché essendo oleosa permette di far sì che il colore non si attacchi. Almeno ha sempre funzionato, speriamo che funzioni anche oggi. Quindi vado a mettere il mio asciugamano torno, lo chiudo con queste mollettine, metto i guanti che ci sono in dotazione e parto dal centro. Faccio così, poi io non è che non sono parrucchiera, faccio un po' così. Allora io parto dal centro, faccio proprio una riga nel mezzo e poi naturalmente i guanti sono per le persone che hanno delle mani enormi, ma io no. Parto appunto dal centro, vado, adesso così, che bella che sono, una visione spettacolare. Massaggio e continuo, faccio proprio tutto, tutto il giro. Vedete? Massaggio. Alla fine do la tinta in tutti i capelli. Quindi faccio questa operazione e magari ci vediamo dopo. Allora, ragazze, dunque, non vi dico che cosa ho combinato nell'asciugamano. Vi faccio vedere come faccio io, diciamo, adesso li ho raccolti, li tengo una mezz'oretta, scusate, e vedete che qui c'è qualche macchiolina, adesso io non vedo nulla, però con un batuffolo, voilà, va via. La crema mi tiene la tinta, adesso nelle orecchie ancora la tengo, diciamo staccata dalla pelle, e quindi portando via la crema mi viene via anche la tinta. Ok, quindi tinta fatta, aspetterò mezz'oretta. Io ragazze mi sciacquo, mi lavo i capelli nel lavandino, non faccio la doccia, nel senso la doccia la faccio dopo perché questa sostanza che mi vada nel corpo anche no. Quindi lavo i capelli nel lavandino e niente, noi ci vediamo dopo. Eventualmente magari
ve li faccio vedere già fatti, già tutto a posto, vi faccio magari vedere lo shampoo che vado ad utilizzare e basta, magari, se no diventa troppo lungo questo video. Allora ragazzi, lo shampoo che vado ad utilizzare è questo qui, l'ho preso a Tigotà, da Tigotà, ed è naturale, shampoo vegano, non so neanche parlare oggi. Questo qui, finché non finisco questo, quello della Yves Rocher, lo shampoo non lo vado ad utilizzare, invece vado ad utilizzare la maschera della Yves Rocher, questa qui, riparazione. Allora, vi dico già che l'ho utilizzato un paio di volte e mi piace veramente tanto, e quindi promossa. Ed eccomi qua ragazze, allora ho tagliato la frangia, l'ho tagliata da sola, sapete che io sono un amante del frangione, non me lo toglierò mai, sin da quando ero piccola, mi piace proprio. Guardate, il colore è venuto molto bene, molto lucido, anche merito sicuramente alla maschera, sono morbidissimi, sono andata sia ad asciugarli con la spazzola e il phon, ma anche con la piastra. E quindi niente, ho fatto anche il manicure, ho messo lo stesso smalto che ho nei piedi ed è della Wycon, me l'avete visto in uno dei video degli acquisti Wycon. Adesso io vado a preparare il pranzo e poi andrò a farmi la doccia, mi truccherò e mi vestirò, quindi ci vediamo dopo, altrimenti diventa troppo lungo e se riesco vi faccio vedere anche alcune clip del matrimonio, non inquadrerò nessuno perché comunque c'è la privacy e sinceramente no. E quindi magari vi farò vedere il luogo dove andremo a fare i festeggiamenti. Vado perché sono già, non lo so, non ho l'orologio. Credo le 11 e tre quarti e bisogna che mi dia una smustina. Ed eccomi qua ragazze, allora ho tagliato la frangia, l'ho tagliata da sola, sapete che io sono un amante del frangione, non me lo toglierò mai, sin da quando ero piccola, mi piace proprio. Guardate, il colore è venuto molto bene, molto lucido, anche merito sicuramente alla maschera, sono morbidissimi, sono andata sia ad asciugarli con la spazzola e il phon, ma anche con la piastra. E quindi niente, ho fatto anche il manicure, ho messo lo stesso smalto che ho nei piedi ed è della Wycon, me l'avete visto in uno dei video degli acquisti Wycon. Adesso io vado a preparare il pranzo e poi andrò a farmi la doccia, mi truccherò e mi vestirò, quindi ci vediamo dopo, altrimenti diventa troppo lungo. E se riesco vi faccio vedere anche alcune clip del matrimonio, non inquadrerò nessuno perché comunque c'è la privacy e sinceramente no. E quindi magari vi farò vedere il luogo dove andremo a fare i festeggiamenti. Vado perché sono già, non lo so, non ho l'orologio. Credo le 11 e tre quarti e bisogna che mi dia una smustina. Allora ragazze, mi sono appena truccata. Allora, vi faccio vedere che cosa ho utilizzato. I capelli sono così, non so, adesso vedo, a parte che devo rifare un altro po' di piastra perché ho fatto la doccia, mi sono truccata. Allora, come palette sono andata ad utilizzare questa bellissima palette di Huda Beauty, la nude, che secondo me per trucchi, per cerimonie è spettacolare, veramente bella. Ho utilizzato questa, vabbè, poi ho messo un po' di terra, qui ho fatto appunto la sfumatura con un colore rosa della palette, matita nera, poi ho utilizzato la mia solita terra che l'ho messa in tutto il viso, questa qui della Pupa che è sempre una terra illuminante, ho messo questo amatissimo mascara che lo adoro, guardate che ciglia fenomenale che fa, aspetta, lui è il migliore che c'è. Poi sulle labbra ho messo la combo di una matita della Kiko, di una collezione limited edition, quindi credo che non la troviate più, ma va bene qualsiasi tipo di matita rossa. E sulle labbra non poteva non mancare, secondo me, il rosso per eccellenza, che è la tinta della Sephora, la numero 1, ragazzi, è spettacolare, questa dura da mattina a sera. Poi come fissante viso, trucco, questo qui dell'Essence, andrò a finire e poi utilizzerò l'altro. Orecchini, sempre quelli che ho preso da
in Puglia. Niente ragazzi, adesso io vado a finire di prepararmi, non so come tenere i capelli, adesso vedo, mi vesto, metto a posto tutto il caos che c'è qui sopra e ci vediamo dopo quando sono tutta pronta. Eccomi qua ragazze, sono pronta, adesso vi faccio vedere l'outfit. Alla fine ho tenuto i capelli così dietro, gli ho messo un bel po' di lacca, adesso vabbè li ho un po' spettinati e niente, li lascio così perché mi piace di più, mi piace il mio frangione. Adesso vado nella camera di mia figlia che c'è lo specchio e vi faccio vedere l'outfit per intero, non è niente di particolare ma volevo farvi vedere appunto l'abito indossato. Ed ecco qui ragazze, questo è il vestitino che ho preso appunto l'altro giorno, così. Porterò una giacca nera, corta, dopo fino qui, a tre quarti. E queste sono delle scarpe che ho già da parecchio tempo, ma so già che mi faranno male, soprattutto il cinturino perché ferma il sangue, però mi piacciono molto qui. E così, dietro è fatto così in modo molto semplice. E niente, quindi questo qui è appunto il make-up. Spero che vi piaccia, ho cercato di essere più semplice possibile, anche se è abbastanza, diciamo, abbastanza elaborato come vestitino, però come matrimonio a me è piaciuto molto. Vedete, tanto c'è mio marito che finisce di prepararsi, dietro senza questo finto corpetto e niente. Allora, niente, adesso aspetto mio marito che finisce di prepararsi, poi andiamo a prendere la mia cognata, ci ritroviamo, andiamo in chiesa e mangiamo fino a domani. Ciao! Allora, ragazzi, adesso vi faccio vedere anche l'intruso, non posso non farvi vedere l'intruso com'è tutto. Eccolo qui. Ciao! Guardate com'è tutto bello, neanche se dovesse sposare lui. Allora, noi siamo pronti, andiamo verso questa grande avventura, facendo tanti auguri a Vale, tanto... sicuramente andrà tutto bene, noi andiamo e ci vediamo dopo. Chi mi segue su Instagram ha visto che ho postato un sacco di storie, è stato veramente bello, 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 bello. Loro, anche se sono insieme da 16 anni, si guardano con gli occhi dell'amore. E niente ragazzi, io mi sono appena svegliata, ho una faccia distrutta, anche perché siamo tornate a casa che erano le 2 passate, sono le 9:30. E niente ragazzi, adesso io inizio a pulire, dobbiamo andare a votare
perché abbiamo le votazioni, il referendum, poi andiamo a fare la spesa e stasera voglio andare a correre, voglio iniziare di nuovo, voglio riniziare anche solo nei giorni che riesco ad andarci, anche perché ormai la spiaggia è terminata, quindi sabato e domenica riesco a gestirmi bene. E niente ragazzi, vi mando un bacio, grazie per essere state con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao amiche mie.